Si apre la stagione espositiva 2018 di Palazzo Pretorio con un'importante mostra di Giuliano Giuggioli dal titolo enigmatico Il viaggio. Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? Questo è il titolo di un famoso dipinto di Paul Gauguin. Basterebbe questo a descrivere un po' la pittura e la poetica di Giuliano Giuggioli in questa mostra. Un altro artista, scrittore, Thomas Mann, diceva: ogni artista nel suo intimo è un avventuriero, e Giuliano Giuggioli lo è. Per Giuliano il viaggio è un viaggio prima di tutto interiore, un viaggio intimo, dove va alla ricerca di se stesso per poi trasportarlo nelle tele. In questo caso ci sono molti viaggi, molti racconti, sono in mostra oltre 45 opere, perché avevamo necessità, avevo la necessità come curatore di far vedere, di far sì che il lettore riuscisse a trovare i diversi mondi raccontati da Giuggioli. Sono uno che di solito toglie, non va ad aggiungere nelle mostre perché mi piace l'essenzialità, ma nel caso di Giuliano è molto difficile. Ripeto, ci sono molti racconti, ognuno indagato in maniera diversa. Sono, come si definisce lui, Giuliano è un artista surreale e simbolico, sui suoi quadri ci sono molti simboli, tutti rimandano a questa realtà, ma tutti aspettano di essere scoperti, indagati. Una mostra per me interessante che va ancora una volta a sottolineare l'importanza di Giuliano Giuggioli come artista e segue in realtà in contemporanea quella mostra che si chiama Archeologie, che ha tuttora a Vetulonia luogo di nascita di Giuliano. Quindi dalla Archeologie, che è un po' il suo ripartire dal luogo di nascita, il viaggio si concretizza, si materializza qui a Cettato.